Intel annuncia quest'oggi i processori Core di decima generazione per i sistemi desktop, noti anche con il nome in codice di Comet Lake S. Parliamo di soluzioni che prendono il posto dei processori Core i5, i7, i9 della serie 9000, introducendo un nuovo suffisso numerico 10000 e, di fatto, cambiando grazie a un incremento nel numero massimo dei core. Da 8 passiamo a 10, ovviamente per i thread da 16 passiamo a 20. Questo vale per il modello top di gamma Core i9-10900K, che è ovviamente la punta di diamante di tutta la nuova gamma. 10 core, 20 thread per un TDP che aumenta sino a 125 W e quindi la necessità di curare molto attentamente la dissipazione termica di questi processori. CPU che di fatto mantengono l'architettura di precedente generazione, ci sono un po' di novità, ma la sostanza non cambia a parte l'incremento del numero di core. Troviamo sempre tecnologia produttiva a 14 nanometri, quindi non dobbiamo confondere questi processori con quelli Core di decima generazione per i notebook ultrasottili, che in alcuni casi, non tutti, sono costruiti a 10 nanometri. Assieme ai nuovi processori troviamo anche nuove schede madri, ne ho qui due, ma non saranno in vendita prima della seconda metà del mese di maggio. Quest'oggi Intel annuncia le CPU, ma prima che queste vengano commercializzate bisognerà attendere ancora qualche settimana. Di fatto noi non abbiamo ancora un sample di processore qui per poter procedere con i nostri test, quindi ritornate a trovarci fra un po'. Cosa possiamo dirvi per il momento? Le nuove schede madri di fatto riprendono le stesse caratteristiche delle soluzioni di precedente generazione. Il chipset cambia da Z390 per la soluzione top di gamma, passiamo a Z490 e cambia soprattutto il socket, che diventa quello LGA 1200. Meccanicamente è leggermente diverso rispetto al socket di precedente generazione dei processori Core di nona generazione, quindi non è compatibile con i precedenti processori. Ovviamente le schede madri di precedente generazione basate su chipset Z390 o sui chipset Intel 300 non accettano i nuovi processori. Tabula rasa, quindi nuovi processori, nuove schede madri e nuovo socket. Le nuove CPU mantengono ovviamente compatibilità con le memorie DDR4, controller sempre dual channel, ma in questo caso che supporta ufficialmente la frequenza di clock di 2933 MHz. Poi sappiamo che è possibile spingersi un po' oltre in overclock in tutta tranquillità. Sono processori che, per l'appunto, riescono a spremere veramente al massimo le capacità produttive di Intel a 14 nanometri. Abbiamo frequenze di clock che superano i 5 GHz e abbiamo vari livelli di frequenze. Abbiamo conosciuto il Turbo Boost di Intel e il Turbo Boost 2.0 e 3.0, cioè i livelli sempre più spinti che Intel garantisce per ottenere frequenze di clock più alte con uno o due core utilizzati in parallelo e gli altri in idle. Adesso abbiamo una frequenza che si chiama Thermal Velocity, la quale arriva nella CPU top di gamma fino a 5,3 GHz. È un dato un po' particolare, Intel non ha ancora fornito moltissime informazioni su come operi questa particolare tecnologia con questi processori. Possiamo dire che l'incremento di clock c'è nel momento in cui la CPU parte da una temperatura di funzionamento bassa e dura comunque molto molto poco. Andremo sicuramente a approfondirlo con la nostra analisi nel momento in cui avremo il processore qui a disposizione. Per chi vuole comprare una CPU Core i7 o Core i9 con 8 o 10 core, beh, partite dal presupposto che sarà necessario dotarsi di un bel sistema di raffreddamento e probabilmente un kit a liquido di tipo integrato a doppio o triplo ventola è un po' il minimo dal quale partire per poterci garantire sempre frequenze di clock molto elevate. La gamma ha una struttura molto semplice, in quanto i processori Core i9 top di gamma hanno 10 core, quelli Core i7 hanno 8 core, Core i5 ha 6 core e Core i3 hanno 4 core. Per tutti i processori è attivata la tecnologia hyperthreading, quindi abbiamo sempre il doppio di thread che possono essere processati rispetto al numero dei core, quindi 10 core, 20 thread e via discorrendo. Altra caratteristica tecnica, Intel ha ridotto leggermente lo spessore del die, quindi sotto la scocca, aumentando leggermente quello del head spreader, cioè della placchetta di dissipazione termica. Morale della favola, secondo Intel questo garantisce una migliore dissipazione termica ed è un elemento cruciale visto che siamo a 14 nanometri, visto che questi processori saranno sicuramente un po' difficili da gestire da un punto di vista termico, soprattutto quando verranno sfruttati al 100% con frequenze di clock molto alte, non parliamo poi dell'overclock. Per quanto riguarda quest'ultima pratica, Intel si è dimostrata essere molto aggressiva, propone una serie di innovazioni all'interno del proprio tool Extreme Overclocking. Sarà possibile abilitare e disabilitare l'hypertraining per singolo core e avere una gestione avanzata delle tensioni di alimentazione specifica proprio per questa tipologia di processori, per fare in modo di ottenere le migliori prestazioni possibili in overclock in termini di massima frequenza di funzionamento stabile.
Sicuramente vedremo nel corso delle prossime settimane tanti annunci di produttori di schede madri che presenteranno proprie soluzioni. Abbiamo qui un modello di MSI e un altro di Asus e ritroviamo caratteristiche tecniche ovviamente molto spinte. Essendo schede madri basate su chipset Z490, i primi modelli che arriveranno in commercio saranno posizionati nel segmento di fascia medio-alta. In seguito ci saranno poi altre soluzioni chipset e modelli dal costo sempre più accessibile, ma ne parleremo comunque, come abbiamo detto, a partire dalla seconda metà del mese di maggio, anche con analisi prestazionali delle CPU Intel di nuova generazione, Core di decima generazione per l'appunto, quando scadrà l'embargo per quanto riguarda i dati prestazionali. Per adesso conviene semplicemente aspettare. È interessante notare come Intel voglia comunque cercare di riguadagnare terreno su AMD nel settore delle soluzioni desktop, aumentando il numero di core, ma AMD sta preparando il lancio delle soluzioni Ryzen 4000 desktop, anche se probabilmente ne parleremo dopo l'estate. C'è tanta carne al fuoco, vedremo sicuramente alcuni dati interessanti nel corso delle prossime settimane. Per adesso queste non sono le informazioni disponibili, la gamma completa dei processori che copre un po' tutte le famiglie prodotto e prezzi che per il momento sono sotto i $500, particolarmente interessante quindi per il modello 10 core. Vedremo poi i listini italiani nelle prossime settimane quando verranno commercializzati. A presto con altre novità anche da questo mondo dei processori e delle schede madri qui da Hardware Upgrade.